Buongiorno ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto vi raddrizzo perché come al solito siete un po' storte. Allora, questo video sarà un video totalmente diverso dal solito perché è un video di aggiornamento. Come vi avevo detto nello scorso video, avevo una notizia da darvi e questa notizia è senza tenervi troppo sulle spine, come avrete già letto dal titolo, è che la nostra famiglia si allarga, quindi diventeremo genitori. In realtà ho pensato molto se aspettare a registrare questo video o comunque dirvelo in questo periodo, perché comunque sono ancora, non dico nella fascia più critica, però comunque sono ancora nel terzo mese. Sto quasi finendo il terzo mese, però ho deciso di dirlo un po' perché non mi piace tenermi le cose per me e soprattutto perché a volte magari anche solo nei video farvi vedere come sono vestita eccetera non riesco più a nasconderlo. È una notizia talmente bella che alla fine secondo me va condivisa, soprattutto in questo periodo davvero brutto e pesante per tutti. Noto con piacere che tantissime, tantissime in questo 2021 diventeranno mamme. Conosco tante su YouTube, tante su Instagram che ho visto e quindi davvero sono molto contenta che comunque anche tante ragazze della mia età, io non so se ve l'avevo già detto, comunque a 30 anni, un pochino l'età sta tornando ad abbassarsi o comunque diciamo è secondo me il momento più giusto, se uno se la sente, di allargare la famiglia. Niente, la gravidanza ovviamente è stata voluta, cercata, desiderata, è arrivata subito. Non ho una scaletta, quindi vi parlerò un po' così delle sensazioni e di altro. E quindi non sappiamo il sesso, non sappiamo niente, è tutto troppo presto, inoltre non ho neanche la pancia. Quindi, vabbè, si potrà intravedere nei prossimi video, vi aggiornerò. E cos'altro dirvi? Niente, poi nel corso del video ho intenzione di mettervi delle clip per farvi vedere il primo momento, quando l'ho detto a mio marito, la prima ecografia, le prime cosine che ho voluto prendere, due o tre cosine, perché comunque, come vi ho detto, è ancora un periodo critico, non mi sono voluta sbilanciare. E quindi ho voluto prendere qualcosina perché quel giorno ero troppo felice, quindi diciamo che ho voluto inaugurare questo momento prendendogli un pensierino. E poi inevitabile che ho fatto l'ecografia, ho sentito il battito e da lì non dico che prima non l'avessi realizzato, però davvero è stata un'emozione davvero forte. Non credevo davvero che potesse essere così, cioè quando tutti lo raccontano mi dicevo sì, ok, sarà così, però davvero è stata un'emozione molto toccante perché realizzi davvero che c'è una vita dentro di te. Quindi, per farvela breve, vi carico adesso le clip di quando l'ho scoperto e tutto quanto, e poi se avete piacere vi registro dei video inerenti. Avevo intenzione di fare magari cosa mangio durante la gravidanza, la spesa della gravidanza, anche perché purtroppo sono, come tantissime mamme, negativa alla toxoplasmosi, quindi devo cercare di mangiare in un certo modo rispetto magari ad altre persone che sono positive. Ho delle accortezze da prendere e in più ho un problemino col glucosio che poi vi spiegherò magari quando vi farò il video del primo trimestre, che è risultato un po' alto, quindi devo cercare di mangiare in un certo modo e quindi magari può essere utile per qualche mamma in attesa o comunque che magari cerca una gravidanza di sapere a cosa va incontro. E oltretutto per me quando cercavo la gravidanza è stato utile guardare video inerenti diciamo alle ragazze, sia per quanto riguarda le prime esperienze o magari mamme per la seconda o terza volta, che mi hanno dato quelle indicazioni in più. Quindi potrebbe essere utile dare la mia esperienza. E niente ragazzi, io sono felicissima, non ve lo nascondo più. E non so quando vi caricherò questo video perché ci devo ancora pensare, però intanto l'ho registrato.
ovviamente amando il rosa, spero tanto sia una femmina, però chi lo sa, si vedrà. E vi lascio alle clip. Ciao, un bacio. Siamo chiesti di pipì? Da un po'. Hai già fatto? No. E com'è?